Tenda Bis, aggiornamenti dal comitato di monitoraggio e l'azienda conferma fine lavori entro il 30 settembre. La Fondazione CRC ha approvato il bilancio 2023, 43 milioni e mezzo di euro per l'attività progettuale ed erogativa 2024. Ferrovie, lavori da 1,5 milioni di euro sulla Torino-Cuneo dal 25 aprile al 1 maggio, chiuso il tratto tra Cuneo e Fossano. L'albese Roberto Cavallo alla 10ª edizione della Keep Clean and Run, di corsa raccogliendo rifiuti. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale della nostra emittente. Apriamo notiziario di questa sera di Telegranda parlando di infrastrutture, vedendo nello specifico quali sono gli ultimi aggiornamenti sulla situazione e sull'evoluzione del cantiere del Tenda Bis. Aggiornamenti che arrivano dal comitato di monitoraggio. La notizia è che l'azienda continua a proporre come data di fine lavori settembre 2024. Vediamo i dettagli. Nei giorni scorsi i sindaci e i componenti del comitato di monitoraggio per il tunnel di Tenda hanno effettuato un sopralluogo al cantiere, organizzato da Limone Piemonte e riservato ai primi cittadini e alle categorie produttive per un punto sui lavori. Alla visita hanno preso parte anche i rappresentanti di Edilmaco, ovvero l'impresa impegnata negli interventi al Tenda. Tra i primi rilievi sollevati dal comitato di monitoraggio, il numero delle maestranze presenti nel cantiere, che sarebbero decisamente inferiori rispetto a quanto stabilito in base agli accordi contrattuali tra ANAS e la ditta appaltatrice. I rappresentanti dell'impresa hanno confermato che concluderanno entro il 30 settembre 2024 i lavori a loro spettanti. Sono in attesa di aggiornamenti da parte francese sugli interventi di connessione al nuovo traforo che si stanno eseguendo in Valle Aroia. Nel corso del sopralluogo, il comitato ha rilanciato la richiesta di una riflessione sulla figura di Nicola Prisco, che a 3 anni dalla nomina commissario straordinario per il Tenda, a quanto è stato riferito ai presenti, avrebbe, condizionale d'obbligo, trovato il tempo di visitare il cantiere soltanto in 2 occasioni. Il comitato, riunitosi dopo il sopralluogo, ha deciso di rinnovare al governo la richiesta di ristori da parte dello Stato con una lettera e ha scelto di dotarsi di un nuovo strumento pubblico, la linea del tempo, per dare evidenza del costante impegno del territorio in appena 8 mesi di monitoraggio e di ascolto. Nelle prossime settimane la provincia convocherà una nuova riunione del comitato di monitoraggio per confrontarsi sull'evoluzione degli scenari istituzionali e operativi in costante evoluzione. Parliamo ora di meteo, perché quella di oggi è stata una giornata di forte vento su tutto il Piemonte e anche nella nostra provincia. Le raffiche che si sono verificate, come spiegano dall'ARPA, sono il preludio all'abbassamento della temperatura che è previsto per le prossime ore, per i prossimi giorni. In particolare sulle montagne del Torinese le raffiche hanno superato i 100 km orari, 163,8 a Ceresore Reale. Valori notevoli, come dicevamo, si sono verificati anche in Granda. La stazione ARPA del Colle San Bernardo a Garessio ha toccato i 67,7 km orari, sulla Rocca dell'Abisso i 78,1 km orari, raffiche invece da 59 km orari a Villanova Solaro, 49,7 sul Colle della Lombarda e raffiche significative anche a Cuneo, Alba e Bra. L'attenuazione dei fenomeni, fa sapere l'ARPA, è prevista già da partire dalla giornata di mercoledì 17 aprile. Parliamo di economia. È stato approvato il bilancio 2023 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Un bilancio ottimo, 43,5 sono i milioni di euro per l'attività progettuale ed erogativa del 2024. Vediamo tutti i dettagli. Totale degli investimenti a valore di mercato a 1,9 miliardi di euro, oggi vicino ai 2 miliardi. Patrimonio netto a quota 1,4 miliardi. Avanzo d'esercizio 2023 pari a 68,2 milioni, da cui 43 milioni e mezzo di euro destinati all'attività progettuale ed erogativa 2024 e 10 milioni per il fondo di stabilizzazione delle erogazioni. Sono questi i dati salienti del bilancio 2023 della Fondazione CRC, che il Consiglio Generale dell'ente, presieduto da Ezio Raviola, ha approvato all'unanimità nella seduta delle scorse ore. I fondi a disposizione per attività progettuali ed erogative saranno suddivisi in questo modo.
40,5 milioni di euro a disposizione del territorio provinciale, il doppio del target erogativo annuale previsto dal piano pluriennale 2021-2024, 2 milioni di euro destinati al Fondo Unico per il Volontariato e poi 990 mila euro per Fondazione con il Sud e Fondo Nazionale Acri sulla base degli accordi vigenti. I ricavi superano quota 100 milioni di euro, risultato che nasce dalla gestione attenta e prudente del patrimonio nel corso del 2023. I dividendi pagati dalla Conferitaria Intesa San Paolo ammontano a 47 milioni di euro. Il bilancio 2023 conferma dunque l'approccio di prospettiva ed attenzione al futuro. Oltre ad accantonare il 20% dell'avanzo di bilancio alla riserva obbligatoria, il 15% dell'avanzo è stato destinato alla riserva per l'integrità del patrimonio. Sulla scorta del risultato particolarmente positivo, il CDA ha deciso di sostenere con 5 milioni di euro una serie di progetti sul tema della sostenibilità ambientale. Come parte integrante del bilancio d'esercizio, il Consiglio Generale ha poi approvato il rapporto annuale 2023, ovvero il documento che sostituisce il bilancio di missione e descrive l'attività progettuale realizzata nel corso dell'anno, declinata sulle tre sfide del piano pluriennale 2021-2024, più sostenibilità, più comunità, più competenze. Il bilancio ed il rapporto annuale 2023 della Fondazione CRC sono disponibili sul sito www.fondazionecrc.it. Parliamo di un lutto che ha colpito la Valle Pesio, in particolare proprio la città di Chiusa Pesio. È mancato Don Silvano Restagno, parroco della chiesa di Sant'Antonino per ben 35 anni. Il sacerdote si è spento presso la residenza per anziani La Meridiana. Classe 37, Restagno era stato ordinato sacerdote nel 60 ed era poi arrivato a Chiusa Pesio nel 1982. Nel 2022 era poi stato nominato cittadino onorario. I funerali saranno celebrati giovedì 18 aprile alle 14.30 presso la chiesa parrocchiale di Chiusa Pesio. Mercoledì 17 aprile invece alle 20.30 si terrà la veglia di preghiera. La camera ardente sarà invece allestita presso la casa di riposo La Meridiana dove risiedeva. Parliamo di ferrovie, dei lavori che stanno per interessare la tratta Torino-Cuneo, lavori importanti e in particolare il tratto tra Cuneo e Fossano sarà chiuso dal 25 aprile al 1 maggio. Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale di rete ferroviaria italiana sulla linea Torino-Cuneo. I lavori, come fa sapere l'azienda una volta ultimati, permetteranno il transito dei più moderni treni merci con il massimo carico trasportabile. Fra gli interventi previsti anche l'adeguamento delle numerose opere civili e di armamento dislocate lungo la linea, oltre 500 tra ponti, viadotti e tombini, per ognuna delle quali saranno condotte delle analisi ed eventuali potenziamenti in loco, così da garantire l'efficienza complessiva della ferrovia. Le attività del valore di 1,5 milioni di euro saranno svolte in più fasi e distribuite nel corso del tempo per limitare i disagi e la circolazione dei treni passeggeri. Per consentire le attività di cantiere, dal 25 aprile al 1 maggio, nel tratto tra Cuneo e Fossano, la circolazione ferroviaria sarà interrotta. È prevista dunque una riprogrammazione del servizio concorse bus tra Fossano e Cuneo, che effettueranno delle fermate intermedie in tutte le stazioni delle linee previste. Potranno esserci modifiche degli orari e un possibile aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale. Sui bus, si ricorda, non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il nuovo programma della circolazione. Tutte le informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com. Parliamo di scuola. Si è tenuto sabato 13 aprile presso il Rondò dei Talenti di Cuneo la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Certame Paraisoniano, concorso nazionale di filosofia per gli studenti delle scuole superiori. Ad organizzarlo il Centro Studi Filosofico-Religiosi Luigi Parison in collaborazione con il Liceo Classico e Scientifico Pellico Peano di Cuneo. Ad aggiudicarsi il primo posto ex aequo e gli 800 euro a persona in borsa di studio sono stati Giulia Gavoli del Liceo Minghetti di Bologna e poi Federico Naretto del Liceo D'Azeglio di Torino.
Terzo posto è borsa da 400 euro per Emma Sgobba del liceo Berchet di Milano. Menzioni d'onore invece per Giulia Donadio di Cuneo e Alessandra Comadè del liceo di Reggio Calabria. Un'edizione di grande successo questa, è aumentato il numero dei partecipanti, spiegano gli organizzatori, erano infatti 53 rispetto ai 41 dell'anno passato e sono aumentate anche le regioni di provenienza, 7 rispetto alle 3 regioni dell'anno precedente. Ci spostiamo ora ad Alba e apriamo in qualche modo una pagina dedicata all'ambiente, alla sostenibilità. Cominciamo proprio da quest'ultimo termine, sostenibilità. Si è tenuto un expo dedicato nei giorni scorsi, tra le presenze anche Confartigianato Imprese Cuneo. Nelle scorse settimane, Confartigianato Cuneo ha preso parte alla seconda edizione dell'Expo della Sostenibilità di Alba, un momento di riflessione e confronto rivolto soprattutto alle giovani generazioni per avvicinare il grande pubblico alle tematiche legate a questa importante sfida per cittadini e imprese. Oltre a promuovere il percorso ESG for PMI avviato per aiutare gli imprenditori a cogliere le opportunità della sostenibilità, Confartigianato ha partecipato ad uno degli incontri con le classi dell'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi. Nel nostro territorio abbiamo la fortuna di avere tanti giovani che si adoperano nei vari settori. Un gruppo di ragazzi da 2 anni ha istituito questo Expo della sostenibilità portando dei contenuti veramente reali, tangibili, importanti, relativi alla sostenibilità nel nostro territorio e nella nostra vita privata. Avere qualcuno che si preoccupi di lasciare un territorio così bello ancora più bello di come l'abbia trovato è l'obiettivo finale che porta sia noi come privati cittadini, sia le nostre imprese ad operare in un modo virtuoso e corretto, in modo da riuscire a creare quel mix di green, di social e di governance, i principi base dell'ESG, quelli che portano e traghetteranno le nostre imprese da oggi al 2030, obiettivo molto importante. È iniziato molto bene anche quest'anno, l'anno scorso era un po' una versione embrionale, quest'anno invece secondo me abbiamo raggiunto pienamente quello che voleva essere lo scopo, cercare di creare questo punto unico per parlare di sostenibilità a 360 gradi, dai ragazzi alle aziende, dalle istituzioni fino a quelli che potevano essere altri enti di peso e di rilevanza sul territorio. Questo motivo per cui abbiamo coinvolto Confartigianato Cuneo, questo motivo per cui tutte le scuole di Alba, oltre 1300 ragazzi, passeranno di qui, così come le maggiori autorità territoriali, così come quelle che sono le aziende più impegnate in questo settore. Quindi, che dire, per eventuali maggiori informazioni per il futuro, expodellasostenibilità.it e eventualmente per il futuro noi comunque sempre qua ad Alba faremo edizioni nei prossimi anni, quindi eventualmente vi aspettiamo. E quella che avete appena visto era soltanto una piccola anticipazione della nostra rubrica Stile Artigiano, che come tutti i martedì andrà in onda questa sera alle 20:45 sugli schermi di Telegranda. Noi restiamo nel territorio albese ancora per parlare di ambiente e sostenibilità, perché è ormai imminente l'avvio della decima edizione della Keep Clean and Run. Iniziativa dell'albese Roberto Cavallo, che mischia in qualche modo, unisce la corsa con i temi dell'ambiente. Vediamo. Siamo in partenza per la decima edizione del Keep Clean and Run. È l'ecomaratona più lunga del mondo, è la corsa raccogliendo i rifiuti. Io correrò per 7 maratone, la distanza di una maratona per 7 giorni, quindi 42 km rotti al giorno in 7 città. Parto da Torino mercoledì 17 aprile e poi via Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Assisi, L'Aquila per finire martedì 23 aprile a Roma. Quali sono le novità di quest'anno? A differenza degli altri anni, quest'anno abbiamo alcune novità. La prima, l'ho detto prima, l'ho appena detto, è correremo nelle città, anziché correre nei sentieri, sugli Appennini, sulle montagne. Abbiamo attraversato in questi 10 anni un po' tutta Italia. Quest'anno abbiamo scelto di stare nelle città. Intanto perché così incontriamo molte più persone, più scuole, più associazioni, più istituzioni, anche perché purtroppo ci sono troppi rifiuti e questi rifiuti abbandonati nelle nostre città presto o tardi arrivano nel mare ed è un modo per dire guarda che il mare inizia sotto casa tua. Anche quest'anno non ci limiteremo a raccogliere rifiuti, ma contribuiremo con una ricerca scientifica.
Ormai dal 2019, accanto alla corsa raccogliendo i rifiuti che troveremo per terra, affianchiamo una ricerca scientifica. Negli anni scorsi abbiamo campionato le microplastiche, per esempio nel fiume Po, nei laghi alpini. Quest'anno invece avremo un device, un piccolo naso elettronico, grazie alla collaborazione con una società statunitense e la coordinamento scientifico, il coordinamento scientifico dell'Enea. Questo device analizza la qualità dell'aria, in particolare quattro parametri: le polveri sottili PM1, PM2,5, PM10 e i composti organici volatili. Sarà una fotografia, a differenza delle centraline che nelle nostre città analizzano tutto l'anno la qualità dell'aria, noi valuteremo in quel momento l'aria che io starò respirando, ma potremo dare una fotografia che servirà a capire davvero, insomma, qual è la qualità dell'aria nelle nostre città. Se qualcuno volesse seguirti o accompagnarti, come può fare? Invito tutti a collegarsi al sito www.keepcleanandrun.com. Lì si può vedere la traccia, si può scaricare, vedere dove io passerò e anche il roadbook. Il roadbook altro non è che un calendario per capire giorno per giorno i punti dove io mi fermo, dove ci fermiamo per incontrare le amministrazioni, le scuole, le associazioni. E chi vuole un chilometro, 5 o 10, un po' alla moda di Forrest Gump, può accompagnarmi un pezzetto. Insomma, noi portiamo i guanti e i sacchi, voi ci mettete il cuore, le gambe, il sorriso e così lasciamo un pezzo di cammino migliore di come l'abbiamo trovato. E noi restiamo ad Alba perché la città celebra l'anniversario del gemellaggio con la città belga di Arlon. Un gemellaggio che venne siglato nella sala consiliare del comune di Alba il 1 marzo del 2004. La cerimonia del ventennale si terrà il 27 aprile alle 11.30 nella sala consiliare del Palazzo Comunale, alla presenza delle autorità e anche dei membri dei due comitati del gemellaggio. Seguiranno poi due appuntamenti rivolti alla cittadinanza nello stesso giorno, alle 15 nella sala convegni di Palazzo Mostra e Congressi. In piazza Medford ci sarà un incontro degustazione per scoprire le proprietà del famoso aperitivo Maitrank, un'eccellenza proprio regionale della Vallonia. Alle 21 ci sarà invece un concerto all'auditorium della Fondazione Ferrero, in questo caso anche l'ingresso è libero fino all'esaurimento dei posti. Alba e Arlon hanno in comune, oltre alla presenza di una presenza da lunga data di stabilimenti Ferrero, anche una storia ventennale di scambi turistici, folcloristici, sportivi e ovviamente di forte amicizia che si è consolidata nel corso degli anni. E ora noi continuiamo ancora a parlare di ambiente perché c'è un'iniziativa, i cantieri della sostenibilità di carattere nazionale, che ha fatto tappa anche sul nostro territorio nei giorni scorsi, in particolare alla cartiera Pirinoli di Roccavione. Siamo alla cartiera Pirinoli a Cuneo, insieme a Comieco, proprio per far ripartire l'edizione 2024 della campagna sui cantieri della transizione ecologica. Un'iniziativa molto importante che è partita ormai un anno fa e che legalmente sta promuovendo in tutta Italia. Anche quest'anno saremo alla ricerca e alla scoperta di tante esperienze virtuose di transizione ecologica per dimostrare che è possibile farla. Si sta già facendo in Italia, ma soprattutto un'esperienza come quella di oggi ci dimostra che la transizione ecologica non soltanto porta benefici ambientali, ma anche nuova occupazione, posti di lavoro e anche nuova economia sui territori. Oltre 5 milioni di tonnellate di carta e cartone raccolte e riciclate in Italia. Siamo ormai oltre il 90% per quanto riguarda gli obiettivi della Comunità Europea, quindi con tanti anni di anticipo, e tutta questa raccolta avviene grazie ai nostri concittadini e ai comuni che poi si occupano di gestire il raccolto. Alle cartiere poi rimane quello di riciclarlo. Ciò che avviene, ciò che dimostriamo con la Paper Week, più di 100 impianti aperti in questa settimana e che permettono alle famiglie, alle scuole di verificare e toccare con mano cosa succede dopo quel piccolo gesto quotidiano che è la raccolta. Tu fai un gesto e Comieco fa il resto, cioè si occupa di dare esito positivo a tutto quello che viene raccolto attraverso la differenziata.
Ed ora diamo notizia di un appuntamento di carattere culturale, di carattere musicale, perché il 22 aprile alle 21 al Teatro Toselli di Cuneo è in programma un concerto straordinario di Umberto Beccaria su musiche di Prokofiev e Schumann. State vedendo la locandina in questo momento. Umberto Beccaria è un pianista italiano, nato a Mondovì nel 1996. Fedele a un'idea di musica aperta, senza confini, legata all'emozione, alla bellezza e alla meraviglia, si è già esibito in numerose nazioni, dall'Austria al Belgio, dalla Francia alla Germania, dall'Olanda alla Polonia, dal Portogallo alla Romania, ovviamente solo per citare alcuni paesi dove è stato. Ha sviluppato interessanti programmi, ma anche registrato dal vivo in studio, tra cui musiche di Beethoven, Chopin, Schoenberg, Schubert e Prokofiev. Ha esplorato la qualità e la tessitura del suono. Suona da solista con orchestra opere di Beethoven, Chopin e Mozart e si dedica con passione anche alla musica da camera. Ovviamente questi sono soltanto alcuni passaggi della biografia di Beccaria. L'ingresso al concerto del 22 aprile al Toselli è libero. Andiamo ora a Mondovì e tracciamo con la collega Zaira Mureddu un bilancio della fiera di primavera che si è appena conclusa. Vediamo com'è andata. Un clima insolitamente mite ha accompagnato la 63esima edizione della fiera di primavera di Mondovì, che ha fatto registrare afflussi record di turisti e visitatori. Una due giorni da tutto esaurito, con oltre 400 espositori e 12 aree tematiche. Un profondo ringraziamento innanzitutto a coloro che in queste ore si stanno congratulando per la buona riuscita della manifestazione, la testimonianza più credibile di quanto la strada finora intrapresa sia quella giusta e appropriata. Tra le diverse aree tematiche particolarmente apprezzate è visitata la quarta edizione della Primavera Piemontese, la rassegna zootecnica dedicata alla razza bovina piemontese organizzata dalla Noborapi in collaborazione con il Comune di Mondovì e con il coinvolgimento di alcuni studenti dell'Istituto Tecnico Agrario Giolitti Bellissario Paire, impegnati nell'alternanza scuola-lavoro. Due giorni importanti tra divulgazione, formazione e tradizione, conclusi con la presenza in città di Massimiliano Ossini e di Rai Documentari. La primavera piemontese conferma il proprio potere attrattivo, come testimoniano anche i tanti fruitori del padiglione gastronomico e i tanti bambini che hanno preso parte ai laboratori didattici, grazie alla Naborapi, agli allevatori e alle associazioni di categoria per la consueta professionalità nell'organizzazione di uno spazio espositivo di grande valore educativo e promozionale. E siamo in chiusura. Prima di salutarvi vi ricordo che questa sera alle 21 torna sui nostri schermi la serata Pallapugno. Vi proporremo in particolare questa sera una sintesi dell'incontro avvenuto nelle scorse ore tra San Biagio e Canalese. Domani invece alle 15.30 come sempre la diretta dell'Allegra Compagnia. È tutto per quanto riguarda l'informazione, grazie per aver scelto Telegrand ancora una volta, appuntamento a più tardi anche con le prossime edizioni dei nostri notiziari. Arrivederci.